speranza che poi altri amici e il pubblico diventi più numeroso. Comunque grazie tantissime della vostra presenza. Ma il cuore si manifesterà nella mattinata in tutta la sua energia e si svilupperà proprio nelle manifestazioni che andiamo a organizzare in questo bel contesto del museo che io... Questo è il tema di questa tavola rotonda, che è un momento introduttivo e che si introduce nel linguaggio professionale dell'Istituto Agrario di San Michele, della FEM, che hanno il compito di entrare nel merito della qualità tecnica del pane, della sua lavorazione, delle sue farine. I protagonisti della bontà, della qualità, che possono influenzare alcuni pani sotto... alcuni aspetti dei punti di debolezza, i punti di forza e anche delle possibili direzioni che io vedo nazionali. In generale nella industria, cioè a livello mondiale, non lavoro il concetto che è stata posta, è che è possibile compensare 25 grammi di fibra per giorno. Quindi passare da un pane raffinato che contiene informazioni, insomma, per il benessere dei nostri cittadini. A proposito del rapporto tra operatori in generale, perché rappresento tutti, però lunga della conservazione, che può essere più di un giorno, hanno anche in questo senso i ragazzi entrano in un panificio, hanno il posto assicurato perché tutti quelli che escono dalla scuola trovano. Il servizio dell'economia anche del territorio, vorrei ricordare, questo non c'entra tanto con questo tema. Non essendo più buono da pensare, cambiando quindi i riferimenti simbolici, cessa di essere buono da mangiare. Ma sicuramente sono stati quelli che hanno saputo raccontare, farsi da tramite. Restando, mi auguro buon lavoro e mi auguro nella discussione. Il secondo è il tema della territorialità. Credo che il rapporto con... Allora riprendiamo, se volete, e Mattia Frizzera. Che Luca ha fatto? Ha dotato di mulino, ci siamo dotati di mulino. Oggi abbiamo portato il nostro pane con l'ecologia di pani, quindi pagnotte da mezzo chilo, e ci fa fatica comunque a riuscire a spiegare il prodotto, però man mano che stiamo andando avanti si sta scoprendo che... Penso di andare incontro alle esigenze che ci sono. E fate anche il prodotto integrale. Faccio anche il prodotto integrale. Alimentazione spontanea. Alimentazione spontanea. È un po'... Hanno capito gli sportivi, avete risultati? Abbiamo tutti i risultati, sì, abbiamo i risultati. Noi adesso forniamo praticamente i supermercati,